Il punto fondamentale è questo, che il sistema depurativo della città di Pescara, di Spoltore e San Giovanni Teatino, ha bisogno di adeguamenti e aggiornamenti che non possono essere soltanto quelli previsti con lo sblocco Italia, e cioè gli 8 milioni e mezzo del secondo stralcio, che sono l'adeguamento funzionale del sistema attuale, e i 4 milioni aggiuntivi, sempre dei fondi dello sviluppo e la cooperazione, per 4 milioni, che sono un piccolo aumento della capacità depurativa dell'attuale depuratore. Noi abbiamo bisogno di un sistema più complesso, più articolato, che possa intercettare, soprattutto nel corso delle piogge, tutte quelle che sono le acque di prima e seconda pioggia, in modo da poterle trattare e evitare che il loro sversamento diretto nel fiume possa alleviare e alleggerire la carica batterica che compromette la balneabilità delle acque della città di Pescara. Tutto questo si può fare all'interno di una struttura, un parco depurativo, un parco della filiera depurativa, che non vuol dire un nuovo depuratore, come si sostiene. Quello che c'è basta ed avanza. Sono i sistemi collaterali che vanno implementati per affrontare in maniera più organica le criticità legate, ma non solo diciamo al periodo delle piogge, ma anche ai tempi normali, perché oggi in tempo di asciutto comunque ci sono delle portate talmente elevate, ma che comunque vengono trattate in parte in parte nella normale filiera biologica e in parte attraverso il bypass con l'acido peracetico. È una sfida importante che purtroppo ha un ritardo. Voglio ricordare che nel 1997 l'allora sindaco Carlo Pace prese un avviso di garanzia per gli sversamenti allora nel fiume diretto, quindi è una cosa nota. E voglio ricordare che anche qualche giornale vostri è da tempo che dicono che ciò non è un fatto noto di questi ultimi giorni o di questi ultimi anni, ma è una cosa nota già dalla costruzione del depuratore, che doveva funzionare per i reflui, ma nei confronti delle acque di pioggia, ahimè, è impotente. Allora, noi dobbiamo fare in modo che il sistema depurativo sia potente per poter alleviare e abbassare quelle che sono le criticità legate soprattutto alla balneazione. Perché la balneazione è uno degli elementi straordinari di valore del PIL economico della nostra città e non solo. Noi stiamo lavorando, ma non da adesso, da tempo, come ho detto nel corso della conferenza stampa. Abbiamo fatto analisi, studi, indagini, proprio per arrivare a individuare le aree dove è più facile e più utile allocare queste strutture. Intanto sono partiti i lavori dell'adeguamento del depuratore, intanto abbiamo già reperito una vasca di raccolta di prima pioggia, ne stiamo predisponendo, e speriamo di poterlo fare in tempi solleciti, una seconda, e poi ci vogliono le altre di raccolta, trattamento, sgrigliatura, che sono quelle di cui fa parte questo piano del parco della filiera di depurazione, che per forza di cosa devono stare all'intorno del depuratore, non possono essere allocate, non so, a Cepagatti, come ha ipotizzato qualcuno, o in altri luoghi. Devono stare lì e ci staranno non come detrattori ambientali, ma anche come opportunità ambientale di valorizzazione di territori.